torna l'appuntamento con lo stand della Polizia di Stato a Lucca Comics and Games, tra giochi, fumetti e video divulgativi. A presentarlo il questore Edgardo Giobbi, che ha accompagnato la delegazione istituzionale alla visita dopo l'inaugurazione. Noi abbiamo uno stand dove abbiamo tutti i nostri strumenti di prossimità, ovviamente sono indirizzati molto al pubblico giovane, ai bambini, ci sono percorsi di approfondimento su tutte le varie specialità della Polizia di Stato, Polizia Postale, Polizia Stradale, c'è una scena del crimine e poi c'è la presentazione del nostro fumetto, che è il commissario Mascherpa, che è un commissario molto in gamba che fa tante indagini difficili. Il commissario Mascherpa anche quest'anno sarà coinvolto in nuove avventure. Abbiamo il settimo volume della serie del commissario Mascherpa, iniziato con La Rosa d'Argento. Il settimo volume è L'Imboscata, dove Mascherpa si ritrova sulla Sila per una vacanza romantica con la sua fidanzata mentre subisce un agguato. Interverrà la polizia di montagna, lì si sviluppa un'indagine che porterà a sgominare un clan di 'ndrangheta che si occupa di agromafia. Ma abbiamo anche un'altra novità molto carina, che è Caccia Grossa, la versione italiana di Big Game, che è stato pubblicato con Interpol, una coedizione con Interpol, e racconta della cattura di tre grandi latitanti. Il commissario Mascherpa è una fortunata graphic novel edita da Polizia Moderna, rivista ufficiale della Polizia di Stato, sceneggiata da Luca Sconnaienchi, direttore artistico del Museo del Fumetto di Cosenza, e disegnata da Daniele Bigliardo, uno dei maestri del fumetto italiano per Animatita di Dylan Dog. Il ricavato verrà devoluto al piano Marco Valerio, un piano di beneficenza per le cure delle malattie pediatriche croniche dei figli degli appartenenti alla Polizia di Stato.